che stiamo registrando negli ultimi giorni è comunque un raffreddamento dell'emergenza, perché rispetto ai 45 positivi in tutto, che sono i positivi che noi contiamo nell'ultimo mese, c'è stato comunque da segnalare un numero di abbastanza alto di guarigioni. Abbiamo 10 guariti e 4 nuovi positivi. In questo momento nell'isola di Procida sono stati vaccinati almeno con la prima dose 2653 concittadini. C'è stata una bella accelerata con questi due appuntamenti che sono stati organizzati presso il comune di Procida, quando sono state vaccinate 1300 persone, quindi i nostri sino adesso sono numeri importanti. Appunto, con questo valore assoluto siamo al 26% della popolazione procidana che è stata vaccinata almeno con la prima dose, e poi ci sono di questi 800 persone che hanno anche ricevuto la seconda dose. Quindi si sta procedendo in una maniera abbastanza rapida, e devo dire la verità, anche questa scelta che è stata fatta di poter mettere a disposizione il comune si è rivelata abbastanza efficace. Ho registrato la soddisfazione dei concittadini che sono venuti qui a vaccinarsi, ultra settantenni e ultra sessantenni prevalentemente, e il tutto si è svolto in una maniera abbastanza ordinata e abbastanza veloce, anche grazie chiaramente all'attenzione, alla disponibilità dei cittadini, allo sforzo che hanno messo in campo la Protezione Civile e i vigili urbani. Un'accelerazione la potremmo dare in questi prossimi 4 giorni, in cui l'ASL ha stabilito di poter vaccinare tutta la popolazione di Procida che fa richiesta attraverso la piattaforma delle adesioni. Quindi ancora una volta sottolineo quanto è importante poter approfittare di questa opportunità e quindi poterci vaccinare tutti. Prevalentemente il vaccino che sarà fatto in questi giorni, secondo quello che mi hanno comunicato, è il Johnson & Johnson, ovvero quel vaccino per il quale basta una sola dose. Questa scelta in modo particolare innanzitutto perché avevamo fatto presente in più occasioni che la nostra è prevalentemente una comunità di naviganti, di marittimi, che hanno la difficoltà nel fare la prima e la seconda dose dopo un determinato periodo prestabilito, essendo i marittimi comunque chiamati senza un determinato preavviso anche a distanza di poco, c'era una certa difficoltà a dover gestire la seconda dose.